Ragazzuoli, ragazzuoli, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo soddisfatti? 5-0. 5-0. Una Juventus molto sulle righe, diciamo. La bella Juve. È solo un'amichevole. È solo un'amichevole. Tutto quello che volete adesso, Rondo Juventus con Novara. Un'amichevole. Grazie. Dai, abbiamo visto. Abbiamo visto una Juventus con tanto possesso palla. Con tanto possesso palla. Con tanto possesso palla. Però che non riusciamo a tirare in porta quello. Ce lo dobbiamo tenere. Ce lo dobbiamo tenere. A parte che abbiamo fatto un casino di azioni. Grazie. Bello. Un McKennie. Questo giocatore americano sconosciuto ha dimostrato grinta, ha dimostrato voglia di mettere in campo e di giocare e di giocare e di giocare perché Pirlo vuole corsa, vuole grinta, vuole entusiasmo dalla Juve, vuole vedere i giocatori che corrono, che si smarcano. Guarda, ragazzi, il Novara non ha fatto niente. Ha solo visto la Juve. Ha solo visto la Juve giocare. Giocare. A passarsi a vedere che la Juve passava la palla. Tanto possesso palla. Ma alla fine, ragazzi, si è visto una Juve di allenamento. Quello si sa, si vede, si è visto. Però dai, possiamo essere soddisfatti. Dai, adesso non diciamo che adesso con questa amichevole la Juventus, no. Grazie, è tutto da vedere. È tutto da vedere. Non è detto niente. Non facciamo risultati indiscreti, non facciamo capire che noi vogliamo di più. Ai tifosi vogliamo di più. Grazie, qua bisogna solo aspettare. Sperare che Pirlo faccia una cosa che noi alla Juventus manca. Un gioco. A me basta che la Juventus fa un gioco. Che la Juventus faccia un gioco concreto, che i giocatori si divertano giocando bene, facendo la loro partita, ma dimostrando ai tifosi di essere giocatori con entusiasmo, con voglia di segnare, con voglia di creare occasioni, eccetera. Ecco. Ciao Luca. Arrivo, arrivo.
Io arrivo. Sì. Ehi. Siamo. Buono. Come va? Come va? Hai visto la partita? Sì, sì, ho visto la partita. McKinney. Mi è piaciuto McKinney. Eh sì. Mi è piaciuto, molto compatto, veloce. Sì, sì, molto, sì. Ah, a corso si serviva, diciamo. Si è smarcato. Sì. Alla Juve serviva un uomo del genere, insomma, con un certo, una certa interdizione, un gioco. Esatto. Poi anche veloce, ho visto. Sì, sì, infatti è veloce. Per, quello. Sì. Per il resto niente, io ho visto niente, che la Juve non riesce, come si dice, non riesce a comprare nessun giocatore sul calciomercato, allora mettiamo quei giovani lì che hanno segnato alla fine, che si sono fatti vedere, con sì, quelli che metteva nelle ultime giornate di campionato, lì, Olivieri, Pinamonti, Olivieri, quello che ha fatto la doppietta alla fine e l'altro anche l'altro ragazzo. anche Piazza. Piazza, tutti i giovani, mettiamo loro che siamo a posto, visto che hanno voglia di giocare. Sì, sperando che Pirlo gli dà, cioè, bisogna dargli possibilità di farli giocare, perché se non giochiamo con i giovani, però vogliamo giocare. Appunto, appunto. Niente, vedremo adesso. Questa era più che altro non da prendere come punto di riferimento per la stagione. Fatto vedi, un tempo una squadra, un tempo l'altra squadra. Sì, beh. Hanno fatto un po' di giri. No, infatti ho visto che la Juventus ha fatto passaggi, tanto possesso palla, tanto giramento, però ogni volta gioco sempre sullo stretto. Esatto, ma poi guarda, una volta recuperati in difesa De Ligt e Demiral al 100%, una volta che in attacco avrà comprato la punta, cioè Suarez, penso, o qualcuno, comunque la Va, 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 va. punta, la Guarda, Juve no, sarà davanti e sarà a posto come dietro, se non lo siamo ci manca poco, il problema è lì in mezzo i terzini, il terzino, destro, no. cioè lì ci vuole qualcuno che, ci vuole, dicono sempre arriverà una sorpresa, è lì che deve arrivare, non in attacco, tanto in attacco già sappiamo che arriva, è lì che ci vuole la sorpresa. Ma io non Quindi penso va davanti, che un terzino come ala. Ma non penso che arriva Suarez. io penso di sì No. invece, Perché vedi tanto fermo, non lo so. l'unico problema lì è la buona uscita col Barcellona, non riescono a trovare l'accordo sulla cifra, ma non è per il passaporto il corso di italiano, non c'entra niente quello. No, quello no. E secondo me arriva in qualche modo. E poi vorrei che la sorpresa, se proprio ci deve essere un nome a sorpresa, fosse uno tipo Alaba lì sulla fascia, cioè su qualcosa. Allora a quel punto saremmo a posto, perché dopo rientrano gli infortuni sia davanti che dietro e quasi ci siamo. Sì, intanto sogniamo, intanto. Per carità. 2-3 acquisti li deve fare, altrimenti sarà sempre Sì, un terzo. perché se no siamo sempre una basetta. Però il mercato è talmente fermo che sta facendo le ragnatele, talmente bloccato. Molto. Non escono qualche uscita, ma in entrata praticamente niente. Sì. Perché Arthur e chi adesso lì? Kulusevski erano già acquisti fatti in precedenza e sono rientrati. Quindi veri acquisti, onestamente, c'è stato solo McKinney, d'accordo, ma uno proprio, McKinney, e basta. Sì, no, dico che se per adesso il mercato è fermo, non so, intanto fa muffa e dopo È vediamo. questo il problema. Per fare la muffa ci crescono i funghi e fa le ragnatele i ragni, terribile. Esatto. Siamo fermi da troppo. Sento le altre squadre che ogni tanto qualche contrattino lo fanno, il Milan, l'Inter. Anche se non sono Sì. colpi stratosferici, però No, ma qualcosa. intanto comprano, intanto. Esatto. Poi ho sentito dire devono vendere. D'accordo, anche la Juve deve vendere, però intanto hanno fatto qualcosa. Mettono le mani avanti, come si dice, hanno messo le mani avanti e. Sì, ma se non approfitti neanche di voler comprare qualcuno, cioè, a parte che
Diciamo che la Juventus fa fatica anche a vendere, perché bisogna anche vendere, perché è inutile comprare, se dopo non abbiamo buona uscita. Esatto, esattamente. Sì. E che altro? Questo è quanto, dai. La partita l'ho vista, anche se ero in ritardo con la diretta, che purtroppo i link su YouTube sono in palese ritardo, anche fino a 3-4 minuti di ritardo. Però vabbè, non so come hanno fatto, cioè, hanno chiuso dei canali che sappiamo noi negli ultimi mesi, no? Per motivi minimi, delle stupidaggini, e questi qui che pubblicano le partite contro il regolamento di YouTube, niente. C'era uno che aveva 32.000 visualizzazioni, gente che guardava la partita, uno di quei contatti, ma non mi sembrava molto regolare. Cioè, questo rimane lì, non gli chiudono il canale, sta vivo e vegeto. Allora andiamo avanti così. Vabbè, io sono contento di questa partita, ma però se fossi uno youtuber non sarei contentissimo, soprattutto uno di quelli che ha subito la chiusura del canale per segnalazioni anche senza motivo. Qui non va bene, Appunto. c'è qualcosa di strano. Come se qualcuno fosse agevolato e altri. Va Eh bene. sì, ma se gli utenti Tutto che sulla piattaforma Viola qualcosa si può fare in più. C'è un regolamento meno restrittivo rispetto a YouTube. no, anzi sono più seri, sono Punto. più seri. C'è chi ha detto invece il contrario. Quindi No, sono più seri, ti perdono. Dove sta il limite di cosa far vedere, cosa non far vedere, cosa puoi fare o cosa no? Non lo so. Ci Ti sono perdo. situazioni anomale che non si capiscono. Ah, io Detto adesso questo, resto su YouTube. Io ho le campanelline. non lavoro su YouTube, non mi interessa. Esatto, esatto. È una posta. È un passatempo, però. Detto questo, io ogni tanto ci entro volentieri su YouTube, ho le campanelline di quelli che seguo, che so quando vanno in onda, quindi Sì. mi accontento. Dispiace se qualcuno è costretto a chiudere senza motivo, quello è un bel momento. E comunque. Adesso niente. Ovviamente non sono al computer, quindi non posso vedere Sì, ho il visto, momento. Sono a casa, ma non sono al computer, però vabbè. Dopo non sto vedendo la chat, quindi se c'è qualcuno salutami pure i ragazzi. Non c'è nessuno. Nessuno, tutti a pranzo. No, trovo Ancora letto. sì, dipende Ho fatto ora ore piccole, ore dall'orario. più tardi, sono a pranzo, dai. Sì. Ma anche la partita la mattina era un orario un po' strano, soprattutto per la Juve, così presto. Sì, Allora, esatto. si allenano i giocatori, hanno giocato nel campo di allenamento praticamente, Esatto. Sì. quindi non era neanche una trasferta, niente, era proprio casa loro, di casa. Cosa loro? I ragazzi del Novara li hanno chiamati, hanno detto venite qui che ci alleniamo insieme, perché quello è stato, dai, poco più di un Sì. allenamento, non è che era una cosa assurda, Esatto. trascendentale, molto Sì. tranquillo. Fa piacere che ha segnato Ronaldo. Sì, qualcosa si sblocca anche lui. Era giusto perché continuasse a È farlo solo anche quest'anno. perché vediamo belle partite in allenamento e dopo quando iniziano le partite ufficiali facciamo schifo. Appunto. E dopo là non so cosa dipende. Là dipende dall'allenatore. Non credo che saremo impreparati come l'anno scorso, quest'anno, col Pirlo. Va là, Però non se non gli penso, dai non quegli so. ultimi due o tre acquisti che devono arrivare, Eh diventa sì, difficile. parti sfiduciato. Esatto, almeno a parte gli infortuni, che quelli vabbè, ma quantomeno i due o tre qui, che poi sono tre alla fine, daglieli, cioè, fagli completare il tutto, vedrai che poi lui si arrangia e ti mette la squadra come si deve in campo. A parte che la Juventus ha soldi, non so. Sì, teoricamente non ne ha, ma sappiamo tutti che ne ha, li spende in modi diversi. Se vogliono. Extra calcio li spende nel calcio. Vabbè, dai, questo lo sappiamo. Lei cerca i parametri zero, plusvalenze, degli scambi più o meno alla pari. Ma ragazzi, No, funziona così se vuoi essere De Sciglio. competitivo. Hai visto che De Sciglio gli hanno rinnovato per 4 anni? De Sciglio.
De Sciglio, ma ci teniamo con De Sciglio. Che vergogna. Cioè, rinnovo di 4 anni, ma una cosa io non avevo ancora visto un affare. Giocatore in enorme difficoltà esistenziale. Rinnovo di 4 anni, c'era lui che firmava lì nel video su Juventus TV, sul canale ufficiale della Juve su YouTube. Era lì che firmava contentissimo. Ci credo che sei contento, ti pagano e anche delle discrete cifre, perché non è che prende 10.000 euro al mese, ne prende molti di più. Quindi lui è contento, ma noi cosa ci dobbiamo aspettare da De Sciglio? Che c'è stato un momento scorso l'altro anno che ha avuto due momenti dove andava anche bene, ha fatto un paio di partite buone, però alla fine vabbè, non giocava quasi mai. È un giocatore mediocre, quindi ci dà la spinta di fare, di creare gioco, che bisogna vedere. Adesso vediamo Douglas Costa, come Douglas Costa si è mangiato 2-3 gol. Sì, se non si infortuna, lui ha quelle sparate lì che... Ah no, quelle qualità grandi qualità, sì. Che ci servono. Appunto. È tanto bravo quanto delicato, in senso di infortuni. Esatto. Si fa male molto spesso, anche qua, anche se non sembra, tu dici, ma dove si è fatto male? Uno stiramento, non fa neanche che... Sì, subisce dei falli, ma non è per quello. Si fa male e basta, punto. Male basta, cioè. Quindi non lo so. Se non ci rende, cosa teniamo a fare? Certo, se gioca come oggi, magari. Sì, no. Bisogna saperlo come trattarlo. Ecco, con i guanti, però. Sì, con i guanti del velluto. Quelli da dottore, da chirurgo. Sì. Mannaggia, ragazzi. Ora siamo costretti ad aspettare. Sì. Juve destinate, noi tifosi, sempre dobbiamo sempre aspettare gli ultimi momenti. Attendiamo. Va bene. Posto. E questo è. Se c'è qualcuno, salutami pure i ragazzi. Non c'è nessuno adesso. Edito questo video qua perché cioè? Sì, no, taglio la parte che mi sono messo in muto. Ah, ho capito. Ah, perché sei andato in muto? Sì, sono andato in muto perché dovevi fare un'altra cosa al volo. Sì, ogni volta che mi alzo a fare perché mi chiamano, ho capito. Va bene, dai, va bene. Questa è la Juve, ragazzi, speriamo domenica in bene. Io resto comunque fiducioso, non fiducioso solo nel mercato, perché per ovvi motivi, però in generale sono contento, nel senso che nuove motivazioni, nuovo ambiente, tante novità a livello tattico, quindi vedremo una discreta Juve anche domenica, abbastanza buona. Speriamo. A parte quello, resto speriamo. Comunque fiducioso, sono contento. Boh. Non lo so, guarda, voglio essere, non è che lo so. Fino a che non vediamo una Juve convincente, non... Boh. Perché la Juventus gioca a sprazzi. Sì. E quando la Juve gioca a sprazzi, vuol dire che non c'è organico. È uguale che aspettiamo la firma di un giocatore top. E non arriva. E puntualmente non arriva, esatto. Perché l'anno con Witzel, l'anno prima con Draxler, quello che gioca in Germania adesso, che dovevano arrivare, Sky gli dava il 90%, non sono arrivati, è saltato tutto. Ultimamente, dai, ci capitano spesso queste situazioni anomale, controversie. Troppo spesso. Ecco. Però va bene così, domenica sarà comunque divertente vedere la prima di campionato, secondo me. Sì, dai, adesso non stiamo là a valutare anche la prima partita, perché siamo proprio ossessivi, perché non vale neanche la pena. Perché non solo la Juve, anche le altre squadre, non pensate
che siamo nella stessa barca. Sì. Più o meno. Va bene, dai, ti saluto Luca. Va bene, dai. Domenica e ci sentiamo presto. Bene. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao.